Allora, amiche e amici di Euromusica, oggi siamo con i fratelli Elena e Francesco Faggi. Ciao ragazzi e grazie di averci concesso Ciao. questa intervista. Ciao, Grazie grazie mille a voi. Come state? Sentite la primavera oggi? Sì, Ah, è vero che oggi. abbastanza, è Sì, vero, sì, in sì. effetti si sente Allora, come lo si vede anche da sentiamo. dietro la finestra tutto il sole che arriva, è tutto Esatto. bianco. Comunque sì, tutto bene, grazie. Allora, è un periodo importante perché siamo qui per parlare del vostro nuovo singolo, Nothing Can Blow Me Out, una canzone che ha una storia, ho letto, particolare, però vi chiederei innanzitutto di raccontarci il significato del messaggio di questo brano. Vabbè, dico io? Vai, vai, tu. Ok. Nothing Can Blow Me Out è un brano che parla fondamentalmente di chi crede fermamente nei propri sogni ed è determinato a farli diventare realtà, nonostante tutti i nonostante. Insomma, il messaggio generale è questo. E c'è da dire che per noi questo brano è sempre stato, come dire, una fiamma che non si è mai spenta, anche per citare La la canzone. canzone quando dice I'm a flame in the snow and nothing can blow me out. Sono una fiamma nella neve e niente mi può spegnere. Perché in realtà dovevamo pubblicare, cioè l'abbiamo scritto tipo nel 2018 e siamo sempre stati a un passo dalla pubblicazione, poi succedeva tipo qualcosa ogni volta che ci faceva tornare indietro, ecco, non ce lo faceva pubblicare. E niente, però è, come dire, sempre rimasta accesa e L'avete alla fine pubblicata. adesso è di tutti. Infatti la storia interessante è che questa canzone è rimasta in un cassetto fino all'esibizione, poi a Una voce per San Marino nel 2022, in cui siete arrivati in finale. È Sì. stata quella la fiamma, diciamo, decisiva per portarvi a incidere il pezzo, o è stato un insieme di fattori, di coincidenze? Beh, in realtà direi di sì, perché comunque essendo un brano in inglese, cercavamo un po' l'opportunità per giocarcelo e Una voce per San Marino è stata quell'opportunità. Abbiamo detto: ma sai che Nothing Can Blow Me Out forse è proprio perfetta per questa situazione? E quindi l'abbiamo proposta. Non l'abbiamo pubblicata nell'immediato perché non si poteva pubblicare mentre facevi il concorso. E poi dopo ci siamo detti: beh, forse dobbiamo ancora aspettare il momento giusto perché alla fine siamo arrivati in finale, però poi il percorso si è concluso lì. E quindi abbiamo detto, ma magari aspettiamo, aspettiamo. Poi un anno dopo, quando proprio si è compiuto l'anno dopo tutta l'esperienza di Una voce per San Marino, ci siamo detti, ma sai che il momento giusto non c'è mai, creiamolo noi e pubblichiamola e basta. Quindi sì, alla fine Una voce per San Marino è stata la spinta che poi un anno dopo ce l'ha fatta finalmente pubblicare. E che ricordo avete di quell'esperienza anche degli artisti che avete conosciuto in quell'occasione? Vabbè, sicuramente, ecco, appunto il fatto di conoscere nuovi artisti e quindi nuove persone con cui condividi tutti gli aspetti alla fine Nel del mondo fare musicale, sì. l'artista e dello stare dentro o del comunque cercare di stare dentro il settore musicale, il mercato musicale, è la cosa più bella. Cioè, quindi il conoscere e il fare amicizia, perché comunque, ad esempio, in questo caso si sono create anche proprio delle belle amicizie, che non è mai scontato tra artisti, ecco. E parlando di sogni che citate nella canzone e collegandoci appunto a questa esperienza di San Marino, c'è in futuro l'idea di riprovarci magari per l'Eurovision a San Marino, a Sanremo, che Elena conosce, che entrambi conoscete molto bene dopo l'esperienza del 2021? Beh, sicuramente sì, sono palchi talmente importanti che penso che ogni artista li mantenga come sogno nel cassetto e noi, dato che sia per l'esperienza di Sanremo che per Una voce per San Marino, siamo riusciti a vedere in lontananza quel cassetto e ci piacerebbe ovviamente riprovarci e sì, anche perché alla fine fa parte del percorso, Sì, quindi sì. poi comunque, cioè, noi facciamo questo, abbiamo sempre voluto fare musica. E non abbiamo piani B, Ci quindi, cioè, nel senso, il piano B vogliono è tutti sempre intenzionati. insegnare magari la musica, no, però vabbè. Esatto, sì. E quindi di conseguenza è chiaro che si punta a cose anche come l'Eurovision e il Festival di Sanremo, che sono, come dire, le esperienze top da Sì, sono i fare alla pilastri. fine, no?
E quindi in questo vostro percorso, anche pensando al fatto che insomma nella canzone appunto parlate di superare tutte quelle che possono essere gli impedimenti verso l'inseguimento di un sogno, voi l'avete scritta 5 anni fa e noi la possiamo apprezzare e ascoltare adesso. Se vi riguardate indietro di quei 5 anni quando avete scritto quella canzone, a che punto pensate di essere arrivati adesso nel vostro cammino nel mondo della musica? Ma dico io? Ma possiamo dire Diciamo, anche due cose vai, diverse, diciamo due non so che cose vuoi diverse. dire. Vabbè, io dico che, nel senso, quello che è cambiato è sicuramente la nostra maturità in termini di persona e in termini anche artistici, perché magari se prima, adesso 5 anni fa, prima, vabbè, se avevamo tipo 17, 18 anni io e 14, 15 lei, magari c'era quella predisposizione. Posizione, mettiamola così, nel fare musica e un'indole nel voler fare le cose, però magari anche con meno conoscenza o una conoscenza appunto data dall'avere un talento. Ecco. E invece, insomma, adesso 5 anni dopo, 5, 6 anni dopo, c'è la conoscenza e quindi lo studio che, voglio dire, per scrivere, alla fine mi sento di dire questa cosa, per scrivere canzoni. Non è necessario conoscere la musica bene, ok? Però per scriverne tante sì, perché sennò a un certo punto Finisce magari le ne... idee, sì, a un non certo c'è punto ne più scrivi niente. tante, ma le scrivi tutte uguali, no? Sì. E soprattutto se vuole diventare e continuare ad essere un mestiere, la musica bisogna conoscerla, e questo sicuramente è quello che ci portiamo dietro. Nel nostro bagaglio in più rispetto, insomma, a Sì, secondo 5 anni me fa. rispetto a 5 anni fa abbiamo potuto mettere in pratica questa Sì. canzone, nel senso che quando l'abbiamo scritta non è che eravamo, cioè avevamo alle spalle un passato pieno di porte in faccia, perché eravamo appena entrati in questo mondo. Quindi diciamo che crescendo abbiamo potuto cogliere veramente il significato di quello che abbiamo scritto. Molto spesso succede che scrivi una cosa, magari in quel momento non ci dai neanche tanto peso, poi ti succedono le robe e dici: ah, ma sai che forse con questa canzone ho tipo previsto quello che avrei provato adesso. Quindi sì, diciamo che abbiamo un po' previsto le nostre emozioni, in Ma effetti. sai che, tra l'altro, scusa, ti interrompo, mi è venuto in mente che una sera abbiamo proprio, come dire, realizzato Ah sì, questa è cosa. vero. Mentre stavamo provando appunto per una voce per San Marino, eravamo nel nostro garage a preparare l'esibizione e il nostro padre ci fa: ma pensate veramente al testo della canzone? Poi l'abbiamo ascoltato veramente e ho detto: cavolo, ma parla proprio di noi adesso, di quello che proviamo in questo momento. Quindi sì, diciamo che siamo più consapevoli di quello che abbiamo scritto. E tra Poi l'altro, vabbè. come Come si scusa, chiama, no, Francesco? no, non volevo interrompere. No, dimmi. Ah, no, 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 niente, no, poi volevo dire, mi è venuto in mente adesso, anche dal punto di vista della produzione, sicuramente vale la stessa cosa che dicevo prima, anch'io, cioè comunque sia, tipo quando eravamo 5-6 anni fa, ecco, sì, studiavamo musica, ma non da professionisti, no? E quindi facevamo le cose un po' così come ci venivano e magari venivano bene, no? E poi, come dire, in questi anni studiando, adesso, come dire, siamo consapevoli di quello che facciamo e anche, per esempio, Nothing Can Blow Me Out è stato un banco di prova, diciamo, anche sia come scrittura, sia anche nel mio caso come arrangiamento e produzione. E soprattutto è stato bello anche magari riprendere il brano che avevo fatto 5 anni fa. E vedere che, nonostante magari non avessi la conoscenza musicale che ho adesso, che comunque mi sembrava ok, Sì, ecco, lo avevi fatto un bel ascoltavo e lavoro. dicevo: ah, ma come facevo ad aver fatto questa cosa senza però conoscere questo, che adesso conosco, però magari mi veniva così, di istinto. Che Quindi, tra l'altro è questo. bello perché ho visto sui social che avete raccontato che è nato un po' da un giro di pianoforte, un giro melodico di pianoforte un po' così improvvisato, e Sì, poi nel corso degli anni si è sgrezzato anche dalla tua esperienza, Francesco, come producer, peraltro. Vi facciamo i complimenti perché arrivate da un riconoscimento molto importante al Ciao Contest Rassegna Lucio Dalla per ah, il sì. miglior produttore emergente per il brano di Elena e Il mio posto, se non sbaglio. Yes. Esatto, sì.
Sì, è Ma stato. immagino sia sia stata una grande emozione, un riconoscimento importante. Ah, mamma mia, sì, assolutamente. Ma soprattutto, guarda, anche perché io penso sempre che è divertente il modo in cui è successo che sono diventato poi un producer nella vita, perché non so, si vede che ho sempre avuto un po' questo magari guizzo, questa passione per fare gli arrangiamenti. Io parto come pianista, quindi quando ero piccolino ho cominciato a studiare pianoforte e poi dopo ho sempre continuato. Però questa cosa degli arrangiamenti mi piaceva, no? L'ho sempre voluta portare avanti. Ma in particolare è successo che quando avevo 16 anni, tipo c'è stato uno, adesso non mi ricordo bene, però delle persone che mi avevano fatto un arrangiamento, in realtà mi ricordo benissimo, però ovviamente non si fanno nomi, mi hanno fatto un arrangiamento. Censuriamo nel caso. No, vabbè, ma secondo me queste persone manco si ricordano. Queste persone mi avevano fatto un arrangiamento di un brano, che non è mai uscito, e però questo arrangiamento non mi piaceva per niente, ma proprio per niente. E io ho provato a chiedere se potevano essere modificate delle cose, ma niente, non mi hanno dato neanche la possibilità di modificarlo. Allora io ho pensato, ma sai che c'è? Adesso comincio a studiare io seriamente come fare le produzioni e gli arrangiamenti e poi magari comincio a farmelo da solo. Ma così, cioè, lo dicevo quasi un po' scherzando, poi però l'ho fatto seriamente e niente. Diciamo, questa è stata la storia. E ricevere questo premio, insomma, mi fa sentire molto bene, molto felice e onorato, ecco. E dai, penso che siamo sulla strada giusta, ecco. Dai, che tra l'altro, appunto, Nothing Can Blow Me Out è una canzone che interpretate insieme. Il premio l'hai ricevuto per una produzione sul brano di Elena. Questa Sì, cosa sì, sì. di essere fratelli e di comunque, oltre al tempo che si passa insieme in famiglia, passare tanto tempo in studio a lavorare sui propri brani, riuscite sempre ad andare d'accordo, d'amore, o avete i vostri momenti un po' di... No, non andiamo sempre d'accordo, però alla fine diciamo che crescendo stiamo riuscendo sempre di più a distinguere i momenti e i bisticci tra fratelli dai momenti invece professionali in cui si lavora ai propri pezzi o a dei live, eccetera. Quando siamo nella nostra situazione professionale come Elena e Francesco Fagge, non come sorella e fratello, cerchiamo sempre di essere abbastanza maturi e concentrati. Sì, no, vabbè, assolutamente, ma poi c'è da dire che nel corso del tempo stiamo imparando piano piano a disinnescare, no? Perché entrambi alla fine ci conosciamo al Esatto. 100% e quindi io so le cose che a lei danno fastidio e viceversa, no? Però come succede umanamente, sai che quella cosa dà fastidio a quella persona? Smetti di farla? No, allora A continui a volte insisti. fare tipo ancora di più, no? E questa cosa qui, come dire, magari tempo fa facevamo tantissimo, Sì. infatti, adesso molto Poi meno, no? arrivi Tra fratelli è che esci normale. per lo sfinimento e dici no, ma sai che la prossima volta non dico proprio questa battuta perché so che si offende, andiamo direttamente al solito, facciamo qualcosa perché sennò dopo litighiamo. Cioè proprio raramente succede, succedeva. E quindi se doveste dire un pregio e un difetto l'uno dell'altro? Allora, inizio Vai, vai. io. Ah, Allora, sono. pregio di Fra è che... No, Scegliene uno a caso, tanto dai, non voglio va dire bene. quelli scontati, tipo che sei geniale, che sei... No, basta. Voglio dire Ah, no, un'altra io stavo già cosa. pensando al difetto, scusa. Ah, Non avevo grande. capito. No, credo. Che anche quando tipo dobbiamo fare delle cose un po' più noiose, come, non so, cercare i suoni o mettersi a fare mille video, eccetera, li rende comunque divertenti. Cioè, comunque divertente farli perché ci divertiamo. E un difetto è che a volte si Se abbiamo perde. il tempo, però. Deve Se abbiamo tenere, tempo. se abbiamo poco tempo, adesso, no, dai, che Se dobbiamo no... fare? O sbagliamo a fare il video? No, non è possibile. Non è possibile. A volte cioè, facciamo un video tipo 10 volte prima che ci venga bene, anche perché noi siamo precisi, abbiamo fatto tutti bene. Sì. Vabbè, il difetto è che ogni tanto si perde, cioè tipo lo vedi che è proprio nel suo mondo, e tra oh, questo è il suo difetto principale. È la dispersione dell'artista, Sì. insomma. Vai, caccia la bomba, caccia. Francesco? Ah, beh, il pregio di Ellie, allora,
Poi è difficile trovare un problema. Grande. No, sicuramente è che da ogni situazione riesci a trovare una canzone e questo è sicuramente un grande pregio che invidio positivamente, nel senso che il mio modo di scrivere magari è più che tipo vivo la cosa e poi lascio che dentro di me si alimenti, invece no, lei scrive subito. E questa cosa qui, cioè, nel senso, ammiro molto questa cosa. Vabbè, anche nei miei confronti, diciamo, nel rapporto con me, insomma, è molto che tipo mi completa sia a livello personale che artistico. Basta, vabbè, non argomento questa cosa, se no Basta. faccio un discorso. Come Grazie si può capire da questa intervista, parlo tantissimo. mille. E invece un difetto, difetto, quale vista. difetto posso dire? Dai, permalosa, non so. Ah, sì, vabbè, dai, L'ho detto io. vabbè, sì, cioè, lo sono anch'io permaloso, però lei, tantissimo, cioè, ma con me, poi dopo con le altre persone si cerca di essere un po' più light, diciamo, però. Nei miei confronti, infatti, devo stare attento a volte a dire le È la cose, stessa cosa di cui parlavamo prima, cioè lui deve proprio stare attento alle cose che mi no? dice, deve Allora. stare attento a facilmente. Sì. Ma tipo esempio, no? Magari, non so, pensiamo a dei format per dei video, per i social, no? E allora le dico, allora lei magari ha fatto tutti questi video, no? E me li fa vedere, io dico una cosa, dico che vanno bene, però magari c'è una cosa che secondo me umilmente potrebbe essere migliorata. E invece lei dice: no, basta, no, allora no, niente, no, non me lo dire, non me lo dire. E sembra finita lì. Poi invece continuiamo a fare cose, no? E dopo un'ora è ancora lì, sì, è ancora lì seria. E io dico: cosa hai fatto? E lei: no, perché comunque, cioè, secondo me quel video andava bene. E io dico: ma io l'avevo detta tanto così per dire, non è che, cioè, perché mi hai chiesto un parere. Vabbè, e questo è un esempio, diciamo. È fantastico. Però può succedere anche al contrario, eh. Quindi insomma, non, le vostre giornate non trascorrono mai in maniera banale o comunque troppo tranquilla, così. Certe volte, se fossero un po' banali e più tranquille, sarebbe Sarebbe più una meglio. giornata a settimana, no? Perché sai, la vita dell'artista emergente penso che sia ancora più faticosa di quando già, come dire, sei emerso nel tuo settore, nel nostro Sei caso chiaramente diretto la musica. col tuo pubblico e sei più tranquillo, sei Esa proprio quello sì, esatto. certetto. Non devi magari più sentire, tra virgolette, di dover dimostrare. E forse, non so, hai anche più tempo libero, mi viene da dire. Arriverà un giorno, Sì, quel esatto. momento. Vi auguro di arrivare a quel momento. Intanto vorrei, Grazie. prima di arrivare in chiusura della nostra chiacchierata, un'ultima battuta su proprio questo vostro lavorare in simbiosi, perché appunto producete, incidete cose insieme, ma avete anche due carriere soliste che viaggiano in parallelo. Sulla base di cosa decidete di incidere un brano insieme oppure lavorarci individualmente? Allora, in realtà dipende molto anche da che cosa scriviamo. Ad esempio, ultimamente abbiamo scritto in maniera singola, nel senso io magari vivo le mie cose, penso alle mie canzoni, eccetera, le scrivo e le faccio sentire a Fra. E molto spesso le canzoni che scrivo sono canzoni che canterebbe Elena perché magari sono più dal punto di vista femminile o magari parlano di esperienze che in cui mi ci ritrovo più io, oppure sarebbero più, come si dice, credibili e coerenti, cantate da me piuttosto che da entrambi. Poi in realtà ci sono anche i casi in cui magari scrivo un pezzo e Fra mi dice: no, questo pezzo mi piace un sacco, posso inserirmi anch'io. Tipo Ten Cuidado è una canzone che avevo scritto per conto mio. Poi l'ho fatta ascoltare e mi ha detto: guarda, ci metto uno special dove canto io, te lo scrivo così cantiamo insieme, oltre alla produzione sono anche nella canzone come cantautore.
Quindi ci sono anche stata quelle. un'eccezione È questa. stata un'eccezione. Infatti ci siamo ripromessi che dobbiamo rimetterci a scrivere Vabbè, in insieme. realtà abbiamo già cominciato. Abbiamo già cominciato, però dobbiamo rimetterci a farlo Sì, sì, più sì, sì. spesso Perché lo perché. devi organizzare, è da organizzare, nel Sì. senso tipo oggi ci prendiamo la giornata e Proviamo a scriviamo, no? scrivere qualcosa. Perché invece, tipo, io Sì. quando scrivo le mie canzoni, raramente mi metto lì a dire oggi scrivo un pezzo. Cioè, magari mi succede qualcosa o sento una storia che mi piace, che è successa a qualcuno, oppure vedo un film e mi ispira. Ah, beh, proviamo a scriverci una canzone. Magari mi viene, magari no, magari la riprendo il giorno dopo o il mese dopo. E invece, stessa cosa vale per Fra, per. Sì. Cioè il suo discorso che ha, tutto il discorso che ha fatto, viceversa dal mio punto di vista. Sì, perché tanto la scrittura insieme è più da organizzare, nel senso che so, ti prendi magari la giornata, il pomeriggio, una settimana in cui dici lavoriamo a questa cosa e poi magari chiaramente, vabbè, anche se siamo fratelli comunque, sì, non è che stiamo insieme tutto il giorno, no? E quindi semplicemente è più facile lavorare a delle cose, tipo, non so, alle 2 di notte ti viene un'idea, la puoi già far sentire all'altro, Esatto, sì, quello è al molto collega, bello. diciamo, e basta così. Sì. E quindi appunto in conclusione mi accennavi un po', Elena, adesso in cantiere che cosa avete, sia come duo che in singolo? Arriverà anche il videoclip di Nothing Can Blow Me Out. Allora, in realtà il videoclip di Nothing Can Blow Me Out abbiamo scelto per ora di non registrarlo e ci siamo concentrati nel girare il videoclip di. Di Chill, che è Grande. una traccia del mio primo EP, Esatto. e poi registreremo anche il videoclip di una traccia del EP di Ellie. E la scelta di non fare il videoclip di Nothing Can Blow Me Out è stato perché, oh, cos'è che ho detto? Nothing Can Blow Me, vabbè. Nothing Non Can Blow Me pronunciamo il Out, titolo vabbè. della pista. Vabbè, è stato in realtà perché questo brano qui era un brano che a un certo punto volevamo far uscire, a prescindere, e che abbiamo deciso magari più avanti poi, Di rilanciare. sì, lo rilanceremo. Ecco, il nostro mood di pubblicazione al momento è molto questo, nel senso che puntiamo di più a pubblicare in quantità e magari ci sono più cose su cui puntiamo e le altre magari anche se sono forti comunque le pubblichiamo lo stesso perché tanto al giorno d'oggi, soprattutto poi con l'avvento di, non so, certe situazioni, tipo anche su TikTok, che diventano famose le canzoni che erano state scritte, non so, 20 anni prima, non se le cagava nessuno 20 anni prima, però adesso ad un tratto se le ascoltano tutti, Sì, è veramente è imprevedibile tutto adesso. imprevedibile. Adesso, peraltro, voi che siete molto attivi sui social, apro la parentesi, con questo, diciamo, blocco delle canzoni su Instagram e Facebook, come vi destreggiate? Allora, Facebook diciamo che io non lo uso quasi mai, cioè posto solo ogni tanto nella pagina, però ecco, non metto video Neanch'io con le canzoni. Ecco, su Instagram li mettevamo più spesso. È ovvio che ci dispiace da una parte perché magari ci sono tutti i video che abbiamo già pubblicato che non hanno più gli audio, però dall'altra ci fa piacere come artisti che stia succedendo qualcosa che faccia un po' muovere e svegliare le persone, perché quando la vivi in prima persona come artista e praticamente prendi pochi, cioè non prendi quasi niente con la tua canzone, che comunque è una cosa che fai, e nei momenti in cui invece i diritti d'autore vengono. Un attimo si mette un attimo a tavolino il fatto che non vengono abbastanza riconosciuti in Italia, ci fa piacere come artisti. È ovvio che un po' ti blocca perché dici, ah, non posso più mettere canzoni su Reel, però dall'altra dice, però bisogna che qualcuno inizi un po' a smuovere le cose. Sì, a me personalmente dà molto, cioè non è che, sì, però è vero così, mi dà molto fastidio che la gente non capisca che la musica adesso, sì, è gratis perché non è che la vendi, però i costi sono comunque alti, cioè per creare una canzone i costi sono comunque alti. Noi, nel senso, siamo fortunati perché comunque, vabbè, io faccio la produzione, poi abbiamo tutto il nostro team di musicisti e comunque però facendo la maggior parte delle cose noi riusciamo anche nella realizzazione del prodotto finito ad abbassare i costi, insomma. Esatto. Però per molti altri artisti che magari
non hanno ancora, come dire, trovato il loro team, oppure magari hanno meno conoscenze, cioè i costi sono chiaramente molto più alti. E la gente purtroppo di queste cose non se ne rendono conto, però oramai, siccome la musica tanto è gratis e non si può tornare indietro, non è che si può tornare a 20 anni prima e dire adesso comprate tutti i dischi, tanto non si può, È cioè un po' è difficile per impossibile. una persona. Però insomma, mi dispiace molto che la gente gliene frega soltanto di mettere non posso più mettere la stories con quella canzone. E poi soprattutto ci sono la maggior parte degli artisti che hanno detto adesso come faccio a promuovere le mie canzoni? Ma ci sa, a parte che puoi fare i video lo stesso, nel senso, semplicemente la gente va ad ascoltare la tua canzone su una piattaforma tipo Spotify, Che è anche anzi, meglio, perché se la esatto. gente l'ascolta da Instagram non ti fa neanche l'ascolto, No, perché la capito? gente normalmente ascolta 15 secondi e dice, ah, bella, basta. Basta. E poi non la va a ascoltare. Ma è normale, perché È al giorno d'oggi normale, sì. talmente tanta gente pubblica musica perché tutti possono pubblicare, che è normale che succeda così. Però, insomma, io non so bene come prenderla questa cosa di No, Meta SIA, però sì, mi è fa un po' complicato. piacere che non ci siano più le canzoni. Per il motivo dei diritti degli artisti, Esatto, ecco. sì. Però speriamo si risolva questa cosa, appunto, con magari. Dai, allora. Sì, dai, così qualche video figo che avevamo fatto ritorna l'audio. Se no, li ripubblicheremo. Cioè, fa lo stesso. Esatto, siete un vulcano di idee, ho visto sui social, quindi nel caso si rifanno, però chiudiamo con una nota positiva, invitiamo tutti ad andare ad ascoltare appunto Nothing Can Blow Me Out, sulle principali piattaforme di streaming anche in giro per le radio dal 24 di febbraio. E ragazzi, vi auguriamo tutto il meglio per il proseguo della carriera e speriamo di rivederci, non lo so, su qualche palco live, qualche concorso. Grazie Assolutamente, mille, grazie davvero. mille. Grazie. Grazie a Alla voi. prossima. Buona giornata. Altrettanto. Anche a te. Ciao ciao, buona Ciao. giornata. Ciao ciao.